Il comunicato stampa che è arrivato ieri da parte del comune sulla ZTL ha lasciato più dubbi che certezze, almeno per quanto riguarda le sanzioni, il numero di sanzioni emesse. La modifica che interessa tutta la comunità sarà il cambio dell'orario dell'attivazione della ZTL, che dal 1 maggio, per cui avremo modo di riparlarne anche più avanti, non terrà più conto dei festivi, partirà sempre e indistintamente alle ore 11. Questione sanzioni. Per il momento siamo soltanto riusciti a parlare con SST, che ci ha ricordato che queste partono essenzialmente dalla polizia locale. A parte i conti della serva, che darebbero per scontato un numero ben maggiore di sanzioni rispetto alle 1300 emesse, vorremmo sapere quanti giorni queste sanzioni effettivamente coprono, in quanto nel comunicato non è specificato. Si tratta delle sanzioni emesse la prima settimana, tutti i 30 giorni del mese. Avremo modo di verificarlo. Ci si è posta però davanti un'altra questione, quella delle autorizzazioni temporanee. Al contrario dei permessi annuali che durante il preesercizio della ZTL sono stati congelati, i permessi temporanei sono andati a scadere. Questa decisione però non è stata condivisa con la comunità, con l'utenza interessata, la quale in buona fede ha continuato a transitare convinta ad essere in regola. Persone che si troveranno quindi una sfilza di sanzioni senza fine che il buon senso penserebbe di far togliere. A proposito di togliere sanzioni, ieri ci è stato detto che ogni sanzione andava verificata e contestualizzata. Il caso qui sopra è appunto eclatante in questo senso e una serie di sanzioni emesse con questo presupposto hanno una motivazione per essere rivalutate. Capiamo che alcune sanzioni siano da valutare in quanto casi ritenuti fuori registro, impensati in fase di preesercizio, ma statisticamente parlando si dovrebbe discutere di un numero limitato di casi. Se il numero delle sanzioni tolte, per motivi non per colpa appunto emesse non per colpa. Se il numero delle sanzioni che possono essere tolte anche solo equivalesse al numero delle sanzioni che va fatto pagare, significa che qualcosa nel sistema non va e forse ci sono delle verifiche e delle modifiche da fare. Quello che lamenta l'utenza, soprattutto pensando al lato turistico della nostra realtà, è che nessuna modifica logistica è stata fatta a chioggia in tutti i mesi di preesercizio. Non si è pensato a bus navetta per sfruttare i parcheggi fuori centro storico, non si è pensato allo spostamento dell'imbarcadero per Pellestrina, magari all'Isola dell'Unione, come era stato detto tra l'altro a suo tempo, cosa che non costituirebbe un elemento peggiorativo per chi lavora in centro storico, ma un elemento migliorativo per chi deve poi appoggiarsi ai mezzi, essendoci nei pressi il capolinea dei bus, anche se al momento sprovvisto di bus. Con che logica è stata pensata questa ZTL, dono comunque della passata amministrazione? Qual è il progetto pensando il quale le si è dato il via? Un centro storico più vivibile e ordinato, soprattutto con le moto che possono entrare a qualsiasi ora e l'inesistenza di un'isola pedonale? A questo siamo ben distanti. E siamo nello studio del servizio Nord-Est 2.0 e volevo sapere di che cosa vi occupate. Ci siamo fortemente focalizzati sui bonus edilizi, in particolare sul superbonus, quindi interventi prevalentemente condominiali di efficientamento energetico. Il superbonus esiste ancora, fino al 31-12-2024 l'incentivo è stato ridotto al 70% e fino al 31-12-2025 è stato ridotto al 65%. Per maggiori informazioni su superbonus e agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie, Servizi Nord-Est 2.0, via Bembo, sottomarina di Chioggia, Venezia.